31. Un russo. Nel suo villaggio le pozzanghere scintillavano come piccoli fuochi. Non voleva che la Russia rimanesse quella del suo villaggio, dove le povere case morivano dopo essere state ferme per secoli sull'orlo del cielo. Per questo seppe umiliarsi. Quando Stalin nei pranzi ufficiali lo obbligava a fare il pagliaccio per divertire gli invitati, lui diceva che nella vita ognuno deve avere un padrone. «La Russia? La Russia è un paese disperato», disse durante l'assedio di Stalingrado. «Oggi i nostri morti rimangono a coprire la neve di periferia come tanti manichini di sarto, ma sapranno aiutarci e vinceremo». «La Russia?» disse quando entrò nel presidium del partito. «La Russia non è solo un cielo camminante di nuvole e di freddo. Noi sapremo spalare uno a uno i suoi nevai». «La Russia?» disse quando dopo la morte di Stalin divenne primo segretario del partito. «La Russia non è solo la città di Mosca, dove i tram passano con i numeri coperti di neve. È anche una nazione di villaggi, dove i bambini giocano con i siderini di ghiaccio, che noi sapremo rivestire». «La Russia?» disse quando si lurò Malenkov, Molotov e Bulganin e divenne primo ministro. «La Russia sono io». «Io?» disse quando fu allontanato dal potere. «Io sono come una quercia che nasconde il dolore sotto la corteccia». Commento. Spesso, quando un popolo è schiacciato da un regime, il leader che incarna l'immobilità di quel popolo è molto longevo e non libera la scena politica della sua figura. Anche quella longevità non è casuale, ma parte integrante del karma collettivo di quel popolo. I maestri immateriali spiegano che quella longevità non è da considerarsi una sfortuna, ma solo un lungo passaggio dell'equazione evolutiva di quella comunità fisica.